Che lo Spirito Santo vi conceda di credere non solo oggi, ma domani, dopodomani e per tutta la vita. Vi conceda di credere che l'amore è veramente una forza. L'amore non è un diritto, l'amore non è una pretesa, l'amore non è un possesso. È forte della forza di Dio. Ecco, noi preghiamo per voi proprio per questo, perché il vostro amore, prima di tutto, acquisti in sapienza, in intelligenza, in esperienza, in fecondità, ma in forza, prima di tutto. E se mi posso permettere, questo però non vale solo per Anna Maria e Alessio, vale per tutti coloro tra i presenti che vivono una relazione d'amore. Oggi l'amore è difficilissimo, non è mio compito parlarvi qui dall'altare della bellezza e della difficoltà dell'amore, però una preghiera la possiamo fare al Signore, che l'amore che ho per la persona che amo sia rafforzato dalla tua forza, o Dio. Oggi l'amore è la realtà più controversa, più difficile, più splendida e drammatica che nel nostro mondo ci sia data. E lo sa bene chiunque tra di voi viva una relazione d'amore. Ecco allora che la seconda lettura è una via che durerà tutta la vita. Disegnerò il giorno poi del tuo ritorno. Sei così sicura del mio amore da portarlo via con te, chiuso nelle mani che ti porti al viso, ripensando ancora a me. E se ti servirà, lo mostri al mondo che non sa che vita c'è. Io, Alessio, accolgo te, Anna Maria, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Anna Maria, accolgo te, Alessio, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Maybe there's some kind of love.
L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.